natura, sole, mare, monti. Rendiamo la nostra casa più green. Come? Sostituisci la tua vecchia caldaia con la pompa di calore. Come fare? Vieni all'MVD, potremo consigliarti al meglio. Passa alle rinnovabili, vieni all'MVD. Pensate, potrete fare lavori ed iniziare a pagare dopo 30 giorni. In comode rate. Dei vigili ci starà finalmente un concorso, la nota del sindacato che annuncia sui proventi contravvenzionali, indagini in corso. I ragazzi dell'alberghiero al 50° dei corsi professionali si sono occupati con professionalità del light lunch dei partecipanti al convegno. Cinema, tutti i film in programma nelle sale, al Flamingo il debutto di Bisio alla regia, mentre al Santi c'è ancora domani. Brevi dall'Elba, il 21 novembre a Portoferraio, Consiglio Comunale sulle interrogazioni. Raccolta fondi per l'Osservatorio Astronomico a San Piero. I carabinieri celebrano la patrona Virgo Fidelis. Dal 30 novembre torna l'obbligo di catene a bordo. Ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Elba Press. Apriamo con la nota inviata dal Sindacato Autonomo dei Vigili dei Comuni Isolani, in cui si auspica che il comune di Portoferraio proceda finalmente allo svolgimento di un concorso per conferire l'incarico di comandante della polizia locale, ma vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Una nota del CSA, Sindacato Autonomo Rappresentativo dei Comuni Isolani, auspica che il comune di Portoferraio proceda finalmente allo svolgimento di una prova concorsuale per conferire l'incarico di comandante di polizia locale, superando l'assegnazione pro tempore delle mansioni superiori che si sta protraendo da un anno. Già nel giugno scorso, scrive il segretario regionale del CSA Toscana, Andrea Sedicini, il CSA aveva inviato una nota di diffida al comune di Portoferraio, cui era seguito un esposto nel mese di ottobre alla funzione pubblica, evidenziando le illegittimità riscontrate nell'attribuire per ben due volte l'importante incarico di comandante senza che fosse stata promossa alcuna valutazione comparativa ed oggettiva fra gli operatori titolati. Peccato che la procedura violava palesemente le disposizioni previste dalla legge e dalla contrattazione in materia di principi legati al buon funzionamento di una pubblica amministrazione. Il nuovo contratto nazionale dei dipendenti comunali prevede, a partire dal 1 aprile di quest'anno, la possibilità di promuovere alle qualifiche superiori il personale che abbia le competenze oggettive per lo svolgimento del delicato incarico di comandante del Corpo di Polizia Locale. Ruolo gravoso questo, su cui tra l'altro in corso è un'indagine della Procura della Corte dei Conti. Il CSA si augura che a breve il Comune avvii un confronto con le organizzazioni sindacali per definire i criteri oggettivi da prendere in considerazione per l'assegnazione definitiva del ruolo di comandante del Corpo. E adesso torniamo a parlarvi dei 50 anni dei corsi alberghieri all'Elba. Sabato si è tenuto un convegno alla De Laugea a Portoferraio e c'erano anche gli studenti e le studentesse del nostro alberghiero. Vediamo il servizio.
Sabato 11 novembre si è tenuto presso il Centro Culturale dell'Auger il convegno per celebrare il 50° anniversario dei corsi professionali alberghieri all'Isola d'Elba. L'evento, dal titolo 1973 Io C'ero, organizzato da ex insegnanti, tra cui il più attivo è stato sicuramente lo chef Alvaro Claudi, ed ex studenti, ha visto anche la partecipazione di alcuni ragazzi e ragazze dell'attuale istituto alberghiero: Angela Beltrame, Margherita Pieruzzini, Cristian Carminelli, Luca Ferraro, Davide Raciti, Giacomo Rossi, Martina Pinotti e Alice Panico, accompagnati dalla docente di sala Fortuna Sarappa. Con professionalità i ragazzi e le ragazze si sono occupati del servizio del light lunch, quasi intessendo un filo di continuità con gli ex alunni dei corsi professionali, oggi affermati professionisti della ristorazione e protagonisti della nascita dell'economia del turismo all'Elba. Nel 2001 i corsi cedettero il testimone all'Istituto Alberghiero del Foresi, traghettando la formazione professionale nell'alveo della scuola pubblica e dell'istruzione secondaria di secondo grado. È con questa continuità nella differenza, segnata da insegnamenti chiave per la cittadinanza contemporanea, come le lingue del quadro comune europeo, inglese e tedesco, unita alla formazione nei laboratori di sala e cucina, che l'alberghiero Foresi guarda al futuro. E adesso tutti i film in programma nelle sale cinematografiche Elbane. Al cinema Nello Santi di Portoferraio arriva il pluripremiato C'è ancora domani, esordio da regista per Paola Coltellesi, che sta collezionando successi e premi. Una storia ambientata nella Roma dell'immediato secondo dopoguerra, il 1946, che racconta in bianco e nero di un'epoca in cui la violenza di genere era la normalità, un gesto quotidiano talmente naturale e banale come ballare sulle note di una canzone. Delia, la protagonista, potrebbe essere una nostra nonna che ci racconta di quando le donne dovevano stare al loro posto, con gli occhi bassi e la bocca ben chiusa, come i cassetti dove nascondevano i loro sogni, desideri e opinioni. Ma tanti! Una nonna che ci racconta la fatica fatta, gli schiaffi presi e le umiliazioni ingoiate per guadagnarsi quei diritti che oggi noi diamo per scontati, quando scontati non lo sono affatto e lo sappiamo bene. Un cast d'eccezione, Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli, tra gli altri, per un film ironico e delicato che buca perfettamente il centro del suo bersaglio. Ricco il cartellone anche al Flamingo di Capoliberi, oltre all'ultimo successo di Edoardo De Angelis, comandante, con un intenso Pierfrancesco Favino, e al terzo capitolo della fortunata saga per i più piccoli, Trolls 3, la new entry è un altro fortunato debutto alla regia di un attore ben noto al grande pubblico, Claudio Bisio. L'ultima volta che siamo stati bambini racconta la spensieratezza dell'infanzia dei tre bambini protagonisti, un'infanzia intrappolata nelle maglie e negli orrori della Seconda Guerra Mondiale. La loro missione di soccorso per ritrovare l'amico scomparso diventerà un'avventura spericolata, ma anche un grido di libertà. Per sapere i giorni e gli orari di programmazione dei film nelle sale Elbane e per tutti gli aggiornamenti andate sul sito www.elbapress.it. Vediamo adesso quali sono le nostre notizie brevi dall'Isola d'Elba. È stato convocato a Portoferraio un consiglio comunale in seduta straordinaria nella sala Nello Santi, nel complesso dell'Auger, il 21 novembre 2023 alle 17.30 e in caso di seduta deserta, in seconda convocazione il 22 novembre, sempre alle 17.30. All'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco, del presidente del consiglio comunale e 6 interrogazioni sulla situazione degli uffici INPS. Su scuolabus, emergenza abitativa, sulla proroga dell'attivazione della ZTL a Portoferraio, sulle verifiche delle occupazioni demaniali e sui parcheggi esterni al centro storico. Prosegue la raccolta fondi per l'osservatorio astronomico all'Isola d'Elba del gruppo Astrofili di San Piero. L'associazione ha presentato al comune di Campo nell'Elba un progetto per costruire il primo osservatorio astronomico dell'Isola d'Elba, approvato, e nel mese di ottobre 2023 è iniziata la costruzione dell'edificio in muratura che a breve sarà completato. Il costo dei lavori edili, spiega il presidente Lello Tranchida, sarà coperto con i fondi raccolti negli ultimi 3 anni durante gli eventi e da luglio anche con la pubblica campagna sul web. Il prossimo martedì 21 novembre l'Arma dei Carabinieri celebra la sua patrona, la Virgo Fidelis. La messa in suo onore si terrà presso il Duomo di Portoferraio alle ore 17 alla presenza del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Portoferraio, il capitano Giuseppe Boccia, delle autorità e dei rappresentanti delle altre forze dell'ordine e delle associazioni locali. La cittadinanza è invitata a partecipare.
Dal 30 novembre fino al 31 marzo torna l'obbligo di transitare sulle strade provinciali nei tratti di strada extraurbani più critici solo con autoveicoli muniti di pneumatici invernali o provvisti di catene a bordo. Lo stabilisce un'ordinanza emanata dalla provincia nell'ambito delle misure del piano neve per la gestione delle attività di sgombero neve e prevenzione ghiaccio sulle strade di pertinenza provinciale. Lo scopo è quello di prevenire disagi alla circolazione stradale. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ringraziamo come sempre per averci seguito e a presto.